Dopo questo ennesimo trionfo risulta difficile pensare quale altra impresa abbia in cantiere, ma conoscendolo bene e sapendo che non lascia mai le cose incomplete, possiamo immaginare che, come è riuscito a vincere lo Stelvio con la sola gamba destra in un tempo strepitoso, tenterà se non altro di scendere in egual maniera, ottenendo addirittura un tempo inferiore a ciclisti che normalmente vengono giù col manubrio e freni. Attendiamo questa spettacolare corsa, sperando di vederlo ancora una volta trionfare sul passo più alto d'Europa. C'era tempesta, neve e vento. Comunque l'abbiamo fatto ugualmente. Un tempo infernale, incredibile, un vento pazzesco. Cioè, il vento è il peggior nemico che io possa avere in questa corsa. È stata un'esperienza terribile comunque. Di solito ero abituato a farlo con un tempo diverso, molto più bello. Comunque l'ho fatto in condizioni anche peggiori di queste, con due gambe però, non con una gamba sola.